Siamo qui ad Ascoli Piceno con l'assessore regionale al lavoro Marco Lucchetti. La situazione naturalmente è difficile, si vedono spirali di uscita oppure il 2014 sarà ancora un anno molto duro? No, speriamo che il 2014 qualche segno di ripresa ce lo dia e pare che all'orizzonte qualche cosa ci sia. Noi comunque come regione manufatturiera, le Marche, viviamo una realtà molto complessa proprio perché siamo manufatturieri e la globalizzazione ha determinato una situazione molto dura per noi, non solo, ma c'è un problema più importante che dobbiamo affrontare, che è quello della nuova imprenditorialità. Per questo lavoriamo sodo con tutti i centri formativi, dalle università ai cicli di istruzione, per poter ricreare le possibilità di una nuova imprenditorialità. I segni che vengono dati proprio da incontri come quello di questa sera qui in Confindustria sono segni positivi, sono segni di una riflessione responsabile che fa sì che possa generare quelle azioni positive per ricreare quelle condizioni che determineranno lo sviluppo. Su questo dobbiamo coinvolgere molto i giovani che hanno la possibilità di mettersi in gioco attraverso gli strumenti che noi possiamo consegnare loro. Questo è un nostro dovere, lo faremo con la nuova programmazione europea, lo faremo soprattutto con la possibilità di creare le condizioni nel territorio perché questo si sviluppi. Pertanto è un augurio che ci facciamo anche da questo punto di vista e sicuramente il prossimo anno sarà un anno che ci vedrà impegnati per sconfiggere gli elementi di crisi. L'accordo di programma Vallata del Tronto Val Vibrata, ci troviamo proprio in questa zona, a che punto è? Si potrà sbloccare l'anno prossimo? Abbiamo sottoposto questo problema al Ministero, ci sono disponibilità in questo senso e sicuramente riprenderemo questo ragionamento con il Ministro Zanonato, che ha dato appunto segni di disponibilità. Ma non basta, dobbiamo fare un po' più da noi, cioè al di là degli aiuti che possono arrivare, indispensabili anche sotto certi aspetti per nuovi investimenti, noi dobbiamo creare con le nostre forze quelle condizioni di cui parlavo prima e questo sarà determinante perché solo attraverso un forte impegno dell'imprenditorialità locale, delle istituzioni si potrà ridare sviluppo al nostro territorio.